Buonasera amici e amiche, siamo in compagnia del professore Pasquale Ruggiero, direttore del polo didattico SITEC di Montoro, una struttura straordinaria, un'eccellenza campana che ha origini anche molto lontane. Professore. Buonasera, sì, effettivamente noi siamo un polo formativo a 360 gradi perché ci occupiamo di formazione anche professionale, ma nella fattispecie rappresentiamo il Politecnico Internazionale di Vibo Valentia, sede didattica formativa in Campania. Che cos'è la musicoterapia? La musicoterapia interviene nell'ambito delle patologie e può curare alcune patologie, come ad esempio l'autismo. Polo straordinariamente strutturale, oltre che formativo, qual è l'indirizzo primario che questo istituto dà? Il nostro istituto, come polo didattico del Politecnico, offre i corsi per il raggiungimento del diploma accademico di primo e secondo livello in musica, scienza e tecnologia del suono, che è un diploma accademico che ha ben 7 classi di concorso nella scuola secondaria di primo e secondo grado e nei licei musicali. Un indirizzo straordinariamente importante perché ha degli sbocchi occupazionali. In ambito didattico sicuramente sì, anche perché l'istituzionalizzazione dei licei musicali ha consentito un'apertura molto vasta di posti in quanto ad insegnamenti specifici come le tecnologie musicali, l'informatica e quindi quello che è il comparto delle nuove tecnologie, ma anche la storia della musica e la teoria e l'analisi e la composizione, sempre nei licei musicali. Signora Bonagiura, l'argomento della sua tesi di master, naturalmente in musicoterapia. L'argomento della mia tesi tratta i disturbi del comportamento, in particolare il mutismo selettivo, ossia una patologia ancora non conosciuta al 100% e alla quale la musicoterapia è fondamentale. Il mutismo selettivo è in particolare una patologia che vede soprattutto il bambino in una situazione di silenzio, in una situazione di isolamento e lo porta poi attraverso lo studio, l'esperienza e la relazione, la comunicazione tra il terapeuta e il paziente ad aprire il proprio mondo nascosto e a farlo diventare un mondo comune anche. E parlando di storia, noi siamo all'interno di una struttura meravigliosa, credo sia del 1700-1800, guardando un pochino la struttura. Quanta storia c'è nella vostra attività? Lei dice bene, dottore, puntualizzo che la struttura è di fine 1600. Ed è stata la dimora di Michele Pironti, che è stato ministro, è stato parlamentare, è stato scrittore, è stato politico di fine Ottocento e quindi la nostra storia affonda le radici in tempi lontanissimi. Ecco la scelta di inserire in questa struttura, che ha una sua storia e un profumo di cultura, un polo didattico e un centro di formazione regionale. Siamo in compagnia in questo giro straordinario di interviste con il professore Teodosio Giuseppe. Professore, lei parlava di un aspetto veramente straordinario della vostra attività, ce lo vuole dire di nuovo anche ai nostri telespettatori? Grazie. In effetti quello che volevo valorizzare era il fatto che anche se questo tipo di formazione può sembrare di nicchia, cioè nel senso che fa parte del settore musicale e artistico, tutti i nostri laureati, per il 99% di loro, lavorano tutti, chi nel settore della scuola e chi nel settore sempre musicale. Quindi secondo me, anche se innovativa, c'ha già molti sbocchi lavorativi.